sul cuore. Si preoccupa di equiparare il trattamento economico delle famiglie a quello delle coppie gay, ma non si preoccupa di questa moltitudine che soffre sfruttata accanto a noi. Perché noi abbiamo detto che le coppie gay vanno sostenute, certo, le coppie degli omosessuali che legittimamente ritengono di dover convivere assieme vanno rispettate, certo, ma abbiamo detto al Presidente della Regione, quando ha tentato di varare una legge che per fortuna è stata poi in parte impugnata, se deve intervenire a sostegno delle unioni, comincia intanto dalla unione per eccellenza che è la famiglia. Comincia dalla famiglia numerosa, quella che ha 5, 6 figli, 4 figli. Poi, se ti restano soldi, vai alla unione di fatto fra un uomo e una donna che non hanno ritenuto di perfezionare il loro rapporto col contratto del matrimonio o ancora meglio davanti a un altare, e poi se ti restano soldi ancora pensi alle coppie omosessuali. Si è scatenata la fine del mondo, ci ha attaccati di insensibilità. Beh, io sono convinto che ogni buon siciliano sappia discernere e sappia valutare quanto miope sia la politica di questa persona che ha condannato la Sicilia davvero alla paralisi.